Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video e anche oggi voglio proporre una sfida di disegno. È un bel po' che non ve ne propongo una e quindi ho deciso oggi di farvi questo regalo. Recentemente ho visto il teaser trailer dell'ottava stagione di Game of Thrones e devo ammettere che ho un hype pazzesco. Voi? E quindi mi son detto, perché non realizzare 4-5 personaggi che io adoro tantissimo di questa serie in uno stile diverso? Sapete benissimo che mi piace giocare moltissimo con gli stili, basta vedere i 30 stili di me stesso che ho pubblicato su Instagram, che stanno diventando 50, e devo ancora portare il video qui su YouTube, la seconda parte dei 30 stili di me stesso. E questa volta ho deciso di realizzare 5 personaggi di Game of Thrones in stile Final Fantasy. Abbiamo qua il nostro carissimo Jon Snow, che dire ragazzi, forse tra tutte le illustrazioni è la mia preferita, quindi me la voglio già bruciare adesso, ma magari voi apprezzerete le altre, chi lo sa. E ho voluto rendere tutta la scena molto molto fredda, come vedete, e aggiungendo anche questi puntini bianchi che vogliono praticamente rappresentare quella che è la neve, un po' sfocata, perché sapete, un po' come nei film, quando la neve copre l'obiettivo della telecamera, ho voluto dare questo effetto. Diciamo che l'espressione è quella di Jon Snow, ma decisamente il viso è molto più levigato e raffinato, proprio perché l'ho voluto realizzare in stile Final Fantasy e sappiamo benissimo come sono tutti belli in Final Fantasy. Cersei Lannister, cattivissima, stronzissima, doppio giochista, senza scrupoli, come non adorarla? Veramente è uno dei personaggi emblematici della serie e sono proprio curioso di vedere il finale per capire come agirà questo personaggio. È uno dei personaggi più curiosi, nonostante le sue azioni quasi da tiranna, lo adoro. Decisamente uno dei miei personaggi preferiti femminili. Per quanto riguarda la realizzazione del disegno, è molto easy. Ho realizzato il suo caschetto, la sua pettinatura abbastanza ridicola, diciamo. La preferivo quando avevo i capelli lunghi. Diciamo che con questo taglio corto è molto più stronza. Vabbè, poi passiamo ovviamente all'amante e fratello di Cersei Lannister, che è il nostro Jamie Lannister, un altro personaggio che col tempo l'hanno fatto crescere sempre di più ed è diventato decisamente uno fra i miei preferiti, soprattutto per le scelte morali che inizia a fare e per i dubbi che comincia ad avere nel corso delle stagioni, anche per quanto riguarda la sua situazione familiare. E arrivati comunque alla settima stagione mette completamente in dubbio anche i sentimenti che prova per sua sorella, che possono essere morbosi e discutibili, però comunque di amore si tratta. Un personaggio parecchio tormentato e anche qui sono proprio curioso di sapere come si svilupperà nell'ottava stagione, e secondo me è uno dei personaggi probabili che potrebbe fare una brutta fine. Sopra di me c'è una luce strana, o sbaglio? No, non sbaglio, sono illuminato dal Signore. La realizzazione dell'immagine è molto più calda rispetto alle altre. Quando pensi a Lannister pensi ai colori caldi. Il suo viso è molto levigato e delicato e ricorda moltissimo un personaggio di Final Fantasy. Ricorda anche molto Joffrey. Non so perché, infatti tanti su Instagram mi hanno scritto: ma quello è Jamie o Joffrey? No, è Jamie Lannister. Però proprio perché dovevo realizzarlo in stile Final Fantasy, dovevo anche cambiare un pochino la fisionomia dei personaggi. E il prossimo personaggio è decisamente uno dei più amati della settima stagione, che ha fatto stupire, ha fatto, diciamo, eccitare tutti quanti quando ha trasformato il drago di Daenerys, il drago morto, sprofondato nel lago ghiacciato, trasformandolo in quello che è un drago non morto, che sputa fiamme blu. È una cosa decisamente vista in tantissime altre storie fantasy, però non si è mai vista in una serie TV. Il re dei non morti, degli estranei, chiamateli come volete, è decisamente un personaggio che si farà sentire parecchio nell'ottava stagione ed è anche uno dei miei preferiti. Non tanto come caratterizzato, perché in realtà non è caratterizzato per nulla, più che altro il design del personaggio lo trovo intrigante e molto figo. E qua ovviamente ho giocato totalmente con i colori freddi. E l'ultimo di questa carrellata di personaggi, ma non ultimo per importanza, ovviamente il nostro Tyrion. L'ho sempre adorato. Diciamo che Tyrion è uno dei personaggi che riesce ad adorare dalla prima stagione. Gli altri personaggi come Jaime Lannister, ma anche Cersei, ho iniziato ad apprezzarli
dopo 2-3 stagioni. Invece Tyrion è sempre stato uno dei miei preferiti. Dalle prime puntate, quando prende a schiaffi Joffrey, è meraviglioso, un personaggio emblematico, importantissimo. Decisamente nell'ottava stagione avrà un ruolo imponente, sono sicuro, e quindi non vedo l'ora di vedere come si svilupperà col tempo. Qua ho ottenuto tonalità sempre calde in stile Lannister. L'unica difficoltà che ho avuto è cercare di addolcire i tratti di Tyrion, nel senso che il personaggio ha dei tratti molto molto marcati. Sappiamo benissimo le sue scavature nel viso, le sue occhiaie. Dovevo cercare di renderli molto più raffinati, proprio perché sono in stile Final Fantasy. Spero di esserci riuscito, anche se devo dire il risultato finale mi convince parecchio. Una bella chicca che non vi ho ancora detto per quanto riguarda questo video è la colorazione. Nel senso, vi ho parlato delle tonalità calde, fredde, eccetera, eccetera, ma non vi ho detto con che cosa ho colorato. I disegni l'ho fatto con la mia amatissima Cintiq 22HD, però la colorazione l'ho fatta con questa tavoletta qua. Che cos'è? È una One by Wacom, ok? Dovevo andare al Torino Comics e volevo assolutamente finire queste tavole e dovevo ancora colorarle. Quindi mi sono detto, mi porto il lavoro appresso, e quindi mi porta appresso anche la One by Wacom. Praticamente ho continuato a colorare le illustrazioni quando riuscivo a trovare un po' di tempo durante la fiera. Devo dire che questo prodotto è eccezionale. In primis perché ha un prezzo accessibile, quindi alla portata di tutti, per tutti coloro che si vogliono approcciare al mondo del disegno digitale, è un buon inizio, anzi è un ottimo inizio. In questa versione puoi anche settare la penna, quindi top assoluto, è parecchio ampia per lavorarci sopra, è un prodotto di qualità e molto professionale. Per tutti coloro che vogliono iniziare a disegnare in digitale e hanno paura di spendere tanto e poi ritrovarsi magari una tavoletta che non useranno mai più, perché comunque sono sempre legati a un disegno tradizionale, vi consiglio questa tavoletta, la One by Wacom, molto accessibile. A tutti voi che siete interessati troverete il link Amazon sotto in descrizione. Fatemi sapere se vi siete trovati bene con questa tavoletta. Io ormai collaboro sovente con Wacom e per qualsiasi dubbio, veramente ragazzi, chiedetemi in direct su Instagram e farò in modo di chiarire ogni vostro dubbio. Io da un anno che collaboro con Wacom, quindi per qualsiasi dubbio veramente non esitate a chiedere, sono super disponibile per voi. Quando acquisterete questo prodotto poi fatemi sapere se vi siete trovati bene, lasciatemi un feedback, perché i feedback sono importanti. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi ricordo il link Amazon in descrizione per trovare la One by Wacom. E come ultimo avviso vi ricordo che il 19 gennaio, quindi manca poco ragazzi, manca poco, c'è lo spettacolo di Dislike mio e di Don Alemanno che porteremo dal vivo presso il Teatro Bracco di Napoli. Mi raccomando, link in descrizione per comprare i biglietti, manca poco, sul serio, fatevi sotto. E che dire, vi divertirete tantissimo.